qua. Ciao Renzo, ciao Paolo, siamo in forma. Siamo in forma. Ciao amici sportivi, siamo in forma. Sei contento, sempre più in testa al campionato, vi girerà la testa. No, nuovo panda. Non ci gira la testa. È la nuova panda. Questa qui, ecco, vedi, questo è il pulcino. Ah, bene. Non siamo più pulcini bagnati. Questa un qui panda. È il nuovo, non so, la nuova panda, che è stata presentata da Marchionne a Pomigliano d'Arco, se non ormai mi sbaglio. Siete lanciati. Noi siamo lanciati, siamo, vedi che abbiamo messo anche su un po' di schiena, un po' di fisico, ed è quello che ci è mancato, secondo me, un po' nella partita di lunedì sera a Roma. Avete fatto una bella partita. Comunque, abbiamo fatto una bella partita, potevamo perdere Roma, perché Totti ha sbagliato un calcio di rigore, ma alla fine potevamo Buffon, anche vincere. Buffon l'ha parata. Sì, bravo, anch'io sono d'accordo, Buffon ha fatto una bella parata. È il miglior portiere che c'è nel mondo. È tornato in forma, no, sicuramente. No, giusto. Però quello che mi ha dato un po' fastidio è che ci siamo fatti un po' prendere a botte da quelli della Roma. La mela ha picchiato come un fabbro, ha 19 anni, ci siamo mangiati le botte da un ragazzo di 19 anni. L'arbitro, hai visto? Lo so. Non mi è piaciuto molto. Ma ha lasciato picchiare un po' troppo, però. Io non ce l'ho con l'arbitro. Io dico che la Juve vera, per vincere i campionati, anche voi, quando avete vinto i vostri campionati recentemente, Ha dato un centrocampo che se qualcheduno provava a scappare, eccetera, eccetera. Zanetti, eravamo concreti. Lucio, Samuel hanno picchiato in continuazione, certo, puoi prendere ammonizioni, poi però, insomma, la squadra che vince il campionato deve essere anche una squadra che non si fa picchiare come minimo. Comunque come oggi è una giornata importante per la Champions, poi ne parleremo contento. Poi ne parleremo con Penelatore a fine trasmissione. Va bene. Adesso iniziamo la nostra trasmissione. Allora, visto che appunto state recuperando in classifica. Sì, noi stiamo recuperando piano piano. Ti avevo detto che noi puntiamo al sesto, settimo posto. E ci siete ormai quasi. Però adesso c'è ancora un calendario abbastanza semplice. Però prima della fine del girone d'andata manca il derby, se non sbaglio. No, il derby a gennaio. Però è ancora girone d'andata. Sì, girone d'andata. Sì, la penultima giornata. Poi abbiamo la Lazio. Noi ci abbiamo ancora da giocare a Parma, Udine. Parma, Milan e Lazio. Ci abbiamo il Novara 2012. E poi l'Udinese. Va bene, allora parliamo invece della nostra trasmissione che è la penultima di questo 2011. Prima delle feste. Esattamente. Allora, la prima pagina, in questo caso, in questa puntata, la offriamo alla riunione di fine anno del CONI provinciale. Poi la pallanuoto femminile in attesa del retourmatch Padova Mediterranea Imperia in Coppa LEN, la pallamano a Ventimiglia, le bocce dall'impianto di Roverino e poi un doppio servizio sulla Canottieri Sanremo. Nella terza parte vedremo il punto basket della settimana, il punto volley di Cesare Fagnani, un'intervista a Claudio Restelli relativa al circuito di Ospedaletti. Poi termineremo col settore giovanile dell'Argentina Calcio e col Meteo Sport di Achille Penellatore. E allora, diciamo che l'assemblea annuale del CONI provinciale imperiese si è svolta l'altra sera presso Villa Boselli ad Arma d'Italia. Al termine si è svolta la consueta cena degli auguri, dove abbiamo intervistato il presidente provinciale Ivo Benza e il presidente regionale del CONI Vittorio Ottonello. Prego. Innanzitutto consentimi di dire grazie a te, alla tua televisione, per quello che fate a favore dello sport locale, nella sua divulgazione e nell'informazione anche, e so che siete molto apprezzati e di tutto questo io vi ringrazio. Grazie a te. La nostra assemblea di fine anno è stata un'assemblea partecipata, numerosa, dove io ho esposto una relazione sull'attività svolta nella stagione che ormai si sta per concludere. È stata una stagione ricca di impegni ma anche di tante soddisfazioni nelle varie discipline sportive. Siamo riusciti a tirare fuori comunque delle eccellenze, perché tutti gli anni la provincia di Imperia riesce comunque a tirare fuori delle eccellenze, nonostante tutti i problemi che io penso che siano poi alla fine i problemi che hanno un po' tutti in tutta Italia. Sì, ma la nostra provincia è una provincia un po' diseredata, dico, rispetto alle altre province, perché abbiamo ancora difficoltà di impianti che devono essere messi norma, impianti che devono essere aperti, che attendono ormai inaugurati, che attendono ormai da tempo di essere messi a disposizione delle società sportive. Abbiamo soprattutto poi una difficoltà di carattere economico, perché una volta gli enti locali riuscivano bene o male a soddisfare qualche necessità, ma oggi non si può più contare neanche su un centesimo, e quindi le nostre società sportive hanno diverse difficoltà, soprattutto nella partecipazione a quelli che sono gli impegni di carattere federale. Ma stasera è stata la sintesi di un anno importante per Imperia, perché in questo anno
come del resto negli anni passati, sono state messe a fuoco tante tematiche, sono stati sviluppati tantissimi argomenti, tantissime iniziative molto molto importanti rivolte soprattutto alla promozione dello sport, alla diffusione dei valori, dell'etica, alla documentazione, all'aggiornamento, alla formazione, a iniziative promozionali sul territorio, sono state molto molto importanti. Cito solo EduCamp, tanto per dimostrare che Imperia veramente è il fiore all'occhiello della nostra regione. Stanno lavorando molto bene, il presidente Bensa è un punto di riferimento importante non solo per Imperia, non solo per la Liguria, ma lo dico veramente con molta onestà intellettuale, sul piano nazionale. E quindi Imperia in tutti questi decenni sotto la presidenza di Bensa ha potuto veramente dare il meglio di se stessa. Una giunta provinciale molto valida, un consiglio visto oggi molto attento, che ha seguito e partecipe. Quindi noi possiamo altro che essere fieri, orgogliosi di avere un movimento sportivo così florido come qui ad Imperia. Purtroppo la nota negativa è che i comitati provinciali verranno soppressi, eliminati, e questo sarà un po' un danno per tutte le province, in particolare per Imperia, perché verrà a mancare il presidio del CONI sul territorio, quindi verrà sicuramente purtroppo a mancare un collegamento stretto col mondo della scuola, col mondo dell'associazionismo, le associazioni sportive, le istituzioni locali, e questo è un danno per la promozione dello sport. Io mi auguro che l'attuale maggioranza politica e l'attuale governo possa meditare a lungo su quelle che sono state le decisioni soltanto, diciamo così, unilaterale di chi l'ha voluto assumere nel sopprimere i comitati provinciali del CONI. Ha voluto dare un'immagine di sé, ha voluto dare un'immagine alla politica italiana che non riesce a sopprimere le province, cosa che io sono contrario a questo, però abbiamo ancora da ragionare, da discutere su questa tematica. Allora io leggo, sento nelle tue dichiarazioni un filo di speranza, ci abbiamo ancora la speranza? Io non ho un filo di speranza perché ormai sono vecchio, allo sport imperiese penso di aver dato la mia parte e quindi sono disposto anche a fare un passo indietro, però prima di tutto io cerco di tutelare quelli che sono gli interessi dello sport e delle società sportive, perché io sono certo e non avrei svolto per tanti anni questo incarico se il CONI non potrebbe giovare altro che all'attività delle nostre società e dei nostri atleti. Peccato, ha detto delle cose importanti, sì, importanti, fuori delle cose importanti. Poi una cosa che funziona subito la elimina, no? So, qua il CONI funziona bene, provincia di Imperia con questo presidente, no? Molto bene, e certamente è un grave danno. E sarà un grave danno per tutte le società. Il CONI si siede al tavolo della pace, però poi chiude le sedi. E comunque fa tutto parte della manovra finanziaria, che comunque è una manovra finanziaria che adesso la gente che pian pianino comincia a capire come funziona questa manovra finanziaria. Io vedo e tasto il polso, c'è tantissimo malcontento e grande, grande preoccupazione e sfiducia nel futuro. Io questo... E ne vedremo ancora delle belle, vedrai. Eh sì, lo, ma ad esempio, perché hanno aumentato la benzina e non le sigarette? Vabbè, è la domanda che si fanno tutti. Comunque, torniamo a quello che abbiamo visto. Nel corso della serata abbiamo fatto altre interviste, naturalmente, che vi mostreremo nel corso della prossima puntata, quella pre-natalizia. E adesso andiamo avanti con la stretta attualità e sentiamo l'intervista telefonica che abbiamo realizzato con Marco Capanna, allenatore della Mediterranea Imperia, che dopo aver vinto bene in campionato a Bologna, quindi ripresi dopo la sconfitta cocente, bruciante, casalinga contro la Fiorentina, sono andate a Bologna e hanno vinto bene, domani la Mediterranea Imperia si gioca la qualificazione alla semifinale di Coppa LEN europea a Padova dopo il 6 pari della partita di andata. Sentiamo cosa ci ha detto Marco Capanna. Speriamo che ci riesca. Sono contento perché non era facile dopo due giorni solo smaltire una sconfitta che comunque è stata importante, però le ragazze hanno avuto più attenzione sicuramente, abbiamo giocato da squadra arrabbiata, la squadra che voleva fare risultato e riprendere subito fiducia prima dell'importante incontro di Coppa. Sì, sono contento soprattutto della fase offensiva dove, vabbè, Padova è stata una partita particolare, ma a Firenze contro la Fiorentina a Imperia abbiamo faticato e tutte ci hanno messo qualcosa di più, qualcosa del loro, ma soprattutto l'ordine tattico, che è quello che non dobbiamo mai perdere anche nelle difficoltà, accettate, quindi sono contento. Come hai preparato la partita? Hai lavorato più sul piano psicologico o sul piano tattico?
prima tutti e due, come prima della partita della Fiorentina, come prima di ogni partita, perché credo che siano importanti sia le motivazioni che l'approccio alla gara che la tattica. Però sicuramente è bastato parlare una volta tutti insieme per capire che così non ci piacciamo, e quindi sotto il punto di vista delle motivazioni c'erano, l'abbiamo preparata con attenzione perché è un campo difficile dove non abbiamo mai fatto risultato e loro erano in un buon momento, e quindi tutto insieme poi ha fatto sì che abbiamo vinto e abbiamo anche vinto bene. Ecco, adesso hai avuto anche una settimana, se non mi sbaglio, con le ragazze tutte a disposizione, perché non ci sono stati collegiali, non ci sono state partite infrasettimanali, impegni particolari, per preparare al meglio quello che è diventato ormai l'appuntamento più importante di questo fine 2011. Sì, sicuramente l'appuntamento più importante. Ci teniamo a provare a vedere com'è la semifinale di Coppa. Sappiamo di giocarci le nostre carte al 50%, abbiamo avuto tutta la squadra a disposizione, quindi abbiamo potuto lavorare, preparare bene, gestire bene l'attesa e mettere a punto tutto quello che poi ci servirà per incontrare una squadra forte, che però penso sia al nostro pari, quindi saranno gli episodi, l'attenzione, la determinazione, la gestione delle emozioni che faranno la differenza. Io sono molto fiducioso del mio gruppo. Quindi le hai tutte a disposizione, le ragazze, tutte a disposizione. Come al solito, quando si gioca in Coppa LEN, hai da fare un paio di scelte dolorose, e ti tocca lasciarne un paio in tribuna. Beh, sicuramente questa è la cosa più brutta che devo fare, forse l'unica cosa brutta che non mi piace nel mio lavoro, è lasciarne due di un gruppo che merita in pieno tutto di vivere certe situazioni, però poi le sensazioni della settimana o quello che possono essere gli avversari mi danno una mano a scegliere, per fortuna un gruppo molto, molto disponibile, molto unito, che accetta sempre le mie scelte. Ecco, già che ci siamo, ti faccio i complimenti anche per la vittoria della squadra maschile in A2, è stata anche quella una bella vittoria, quindi un fine settimana pieno, e tu sei riuscito, visto che non c'era sovrapposizione di eventi, a vincere come allenatore con le ragazze e a vincere come giocatore con la squadra maschile in A2. Sì, abbiamo fatto un viaggio veloce, diciamo, da Bologna a Imperia per essere insieme ai miei compagni, perché credo che sia importante in certe partite che ci siamo tutti e ci aiutiamo tutti. È stata una bella vittoria anche quella dei maschi, frutto di tanto sacrificio, tanto impegno, un'attenzione in difesa bella, e quindi sono contento perché erano tre punti importanti ed è stato sicuramente un buon weekend. E chiudiamo con l'impegno più importante, che è quello proprio di sabato a Padova. È orario e ci saranno anche dei tifosi al seguito, no? Se non sbaglio. Sì, giochiamo alle 20 a Padova sabato, e so che hanno organizzato un pullman che partirà sabato mattina dalla piscina, dei tifosi che verranno a supportarci, e speriamo di tornare con un bel regalo di Natale. Speriamo, ce lo auguriamo. Speriamo, tutti, certo. Un bel regalo di Natale, dai, forza, forza. Abbiamo ancora un breve servizio prima della pubblicità e parliamo di Pallamano. La Pallamano Ventimiglia, che milita nel campionato di Serie A2, dopo una partita combattuta, perde contro i torinesi del Città Giardino per 34-26. Vediamo il servizio. Come sta andando questa Pallamano Ventimiglia? Oggi un incontro molto duro. Molto duro, giochiamo contro la seconda in classifica, ma ho visto del progresso durante tutta la settimana in allenamento, l'atteggiamento dei miei ragazzi. Oggi faremo una grande gara, sicuro. Poi voi siete abituati in casa a fare le grandi gare, perché finora avete vinto le tre partite, no? Abbiamo vinto tutte le partite, non sia quella della settimana scorsa contro la capolista, abbiamo perso, ma di poco, dove abbiamo calato alla fine nell'ultimo 2-3 minuti di intensità psiche e mentale, ma questa volta ci saremo. Stanno tutti bene i ragazzi, quindi sarà una grande partita quella che vedremo adesso. Una partita molto dura, si giocherà 2-3 gol di differenza, non di più. Sì, abbiamo deciso di distribuire un po' i compiti tra tutti i nostri elementi della società, nella formazione dei nostri giocatori, non è che siamo poi in tanti. E José da Silva ha già dimostrato l'anno scorso di essere un valido allenatore, questo ci ha portato quindi, una volta lui liberatosi dei suoi impegni professionali, di
ridargli l'incarico e ha tutta la nostra piena fiducia. Sono convinto che il suo metodo, la sua competenza porterà dei buoni risultati. Ecco, una squadra giovane che sta crescendo molto bene la vostra. È una squadra molto giovane la nostra, lei ha detto bene, sta crescendo bene, sicuramente ancora ci sono dei cali di concentrazione dovuti proprio all'inesperienza, ma noi siamo fiduciosi del fatto che questi ragazzi hanno una grande volontà, sono molto appassionati, questo sport lo condividono in pieno nei tutti i valori che lo contraddistinguono e quindi noi siamo ottimisti. Poi è un campionato questo qua di Serie A1 che A2 che va molto, è molto impegnativo, no? Certo, il campionato di Serie A2 è un campionato di livello nazionale, impegnativo, ci sono delle squadre che hanno un blasone elevato, noi siamo praticamente gli ultimi arrivati, ma già l'anno scorso e poi soprattutto quest'anno ci sappiamo far rispettare. Seconda parte. Sai che sono proprio belle queste pubblicità. Belle, ti piacciono? Belle, mi piacciono questi spot. Parliamo di bocce adesso. La Roverino del presidente Franco Paganelli ha battuto la Boccia Carcare per 15-5. Un regalo ai suoi tifosi per un sereno Natale. Vediamo il servizio. La partita è salita, però speriamo insomma di poter vincere questa partita, anche perché ci metterebbe un po' in tranquillità e ripartire poi col girone di ritorno sperando insomma, di fare un po' meglio del girone di andata, perché comunque non è che abbiamo fatto male, è che abbiamo perso un paio di partite proprio all'ultima mano e che si potevano vincere, purtroppo abbiamo perso, ecco. Oggi contro la Boccia Carcare, una squadra che ha 3 punti più di voi. Sì, ha 3 punti più di noi, però qui in casa insomma spero che riusciamo ottenere un buon risultato, anche perché noi giocatori ce l'abbiamo, solo che fino adesso non hanno potuto esprimersi al meglio. Ecco, cosa è mancato? L'amalgama di nuova squadra, perché sono giovani, sono nuovi, no? È mancato un po' l'amalgama, poi abbiamo avuto un infortunio di un giocatore abbastanza grave che non può fare, ha dovuto rinunciare a fare i tiri veloci che sono importanti, per cui ci siamo trovati un po' in difficoltà, abbiamo dovuto arrangiare la squadra. Comunque adesso penso si sia ripreso, speriamo che per il giorno di ritorno sia a posto. Ecco. Le possibilità di arrivare ancora ai play-off ce l'abbiamo, no? Ma io secondo me possiamo ancora giocarseli. Dovessimo avere la fortuna di andare a vincere fuori casa una partita ancora, ce li possiamo ancora giocare. Ecco. Adesso per le feste c'è la sosta o giocate ancora? Allora noi adesso sabato andiamo a Rosta in Piemonte e poi facciamo una pausa di un mese fino a metà gennaio e poi rigiochiamo in casa. Avete sempre un gran pubblico che vi sostiene ogni sabato? Vabbè, abbiamo, per conto mio, per essere una gara di bocce abbiamo un bel pubblico, ci sono dei sabati che sono 100, 120, 130 persone. Credo che sia importante anche far capire all'esterno, comunque questo è un bel gioco, con le nuove innovazioni è ancora meglio e che spero di poter continuare a resistere in questo campionato. Siamo a Natale, come tutti gli anni avete fatto fare il presepe dal maestro. Beh, diciamo che in questa società è una società che ha svariate attività, tra cui quella di un bravo maestro che con poco, con poche cose inutili che magari si buttano via, riesce a fare qualcosa di bello e noi cerchiamo di agevolarlo e di farglielo fare. Questo per esempio credo che ne è la prova, anche perché non costa assolutamente nulla, tutta roba riciclata. Hai visto, diciamo, che bel presepio? Diciamo Romano Dorsi, il maestro. Romano Dorsi, ogni anno lo fa con roba riciclata, bravissimo. È un amico, è uno che ci segue. Amico, e noi lo salutiamo e se non ci vediamo, gli facciamo complimenti. Tanti auguri di buon Natale anche a Romano Dorsi. In anticipo. Allora, siamo andati a trovare gli amici della Canottieri Sanremo per fare con loro un bilancio del 2011. Iniziamo a sentire Livio Rubino, allenatore della squadra di canottaggio. Nel 2011 abbiamo avuto dei buoni risultati, abbiamo cominciato col 4 di coppia che poi non è andato avanti perché ci siamo indirizzati al 2 senza, che ci offriva più sicurezza, ecco, come risultati.
e sono andati in finale vincendo la semifinale ai campionati italiani ragazzi. Facciamo dei nomi. Sempre Magher, Riccardo Magher e Nicolò Corsa. E i grossi risultati in sostanza li hanno fatti loro. E li ha fatti anche lui, anche Simone Cardone nei cadetti, che ha vinto il Festival dei Giovani nella sua categoria, nella sua serie, perché lì non ci sono batterie finali, sono tante serie. Ha vinto la... Poi ha vinto altre gare in doppio con Luca Baratta, il fratello di questo che fa il singolo, che speriamo si decida a sciogliere le riserve e a fare qualcosa di più. Poi i due del Due Senza hanno fatto secondi al Gran Premio Giovani a Sabaudia dietro i campioni italiani. Poi hanno vinto soprattutto la gara di fondo di Coppa Italia, perché sono sei gare di Coppa Italia, in una di queste gare ci sono i Due Senza. Loro hanno vinto la loro categoria, primi nei ragazzi, e hanno fatto anche il tempo migliore degli junior. E hanno fatto il quinto tempo assoluto, compresi anche i senior. È stato un grosso esploit. Allora, adesso andiamo a conoscere quelli che sono quattro dei tanti rappresentanti, dei tanti esponenti della canottieri Sanremo. Iniziamo con Marco. Marco e poi? Baratta. Marco Baratta. Allora, parlaci di te, dei tuoi risultati che hai fatto nel 2011 e di quello che speri di fare naturalmente nel 2012. Sì, allora io ho iniziato più o meno più di un anno, ho iniziato a luglio del 2010. Innanzitutto i primi risultati sono stati in quell'anno con Grazia al 4. Adesso col singolo è un po' più complicato, sì. Con più avversari, più forti, eccetera. Però appunto sto cercando di migliorare, grazie alla sua pazienza, spero di farcela e niente, speriamo nei prossimi risultati. Senti, quanti anni hai? Adesso ne ho 15. E tu sei? Cardone Simone. Allora Simone, quanti anni hai? 14. E sei qua da quanto? Da 4 anni. Sei già un veterano tu praticamente, quasi. Anche se c'hai solo 14 anni. Senti, qual è la gara che ricordi con maggior piacere di questo 2011? Il Festival dei Giovani a Ravenna, perché sono arrivato primo nella mia categoria col 720. Andiamo oltre, andiamo con il Due Senza, giusto? Tu sei? Nicolò Corsa. Nicolò Corsa, quanti anni Nick? Io ho 15, quasi 16 e sono più di 6 anni che faccio canotaggio. Sì. Prima facevo nuoto, ma da quando ho iniziato canotaggio ho sempre continuato su questa strada. Tu invece? Io sono Riccardo Magher, anch'io pratico canotaggio da un po' meno di lui, ho iniziato un annetto prima. Quanti anni hai? Io ho 15 appena compiuti, ho compiuto il 3 dicembre. Ecco, quindi chi è che comanda sull'armo? Beh, io sono il capovoga, ma non c'è uno che abbia importanza. Sì, Ma riuscite ad andare d'accordo anche fuori dall'ambito sportivo oppure ognuno per la sua strada? Soprattutto fuori, perché in barca diciamo abbiamo da ridire su parecchie cose, però poi l'importante sì è fuori, che siamo sereni, cioè siamo amici, ci vediamo anche sempre a scuola, quindi non abbiamo problemi. E da gennaio fino a giugno ci sono gare. E adesso siete in pausa? Adesso siamo in allenamento. In allenamento, ma fuori anche a Remergometro? Oggi per esempio abbiamo fatto Ceravento, abbiamo fatto Remergometro, se no usciamo in barca. Tutto sommato quello che conta è la barca, ecco. Bene, allora adesso vediamo la seconda parte di questo servizio, sì, che abbiamo realizzato con Maura Tavalazzi. Maura Tavalazzi ha fatto le riprese. E niente, andiamo sulla seconda parte, perché questa società che è presieduta, lo ricordiamo, da Walter Vacchino, pratica anche la canoa e il coastal rowing, che ha dato tante soddisfazioni, ne abbiamo già parlato però nelle volte scorse. Adesso invece andiamo a vedere com'è la situazione appunto nella canoa con l'allenatrice Monica Albarelli. Direi che il 2011 è stato molto positivo. Già dall'inizio dell'anno si è visto qualcosina, perché nei primi 3-4 mesi fino ad arrivare a giugno siamo riusciti a conquistarci ben 35 titoli liguri nelle varie specialità.
K1, K2, K4 nelle diverse categorie, compresi anche i master quest'anno, sono riusciti a vincere dei campionati liguri e questo è importante perché sono sempre un buon riferimento per la società. E poi abbiamo raccolto tutta questa buona prima parte di stagione nell'ultimo mese, a settembre, dove c'è stato Cristian Ruggeri che è stato primo assoluto nella categoria cadetti B, quindi come se avesse vinto il campionato italiano della sua categoria. Lui l'anno prossimo passerà nelle categorie assolute e ha buone possibilità di fare delle buone prestazioni. A livello junior e a livello senior siamo riusciti ad entrare in finale con i K4, sia sui 1000 che sui 500 che sui 200 e abbiamo conquistato un sesto e settimo posto, quindi sono molto contenta. A livello giovanile, oltre a Cristian Ruggeri che appunto ha fatto questo risultatone veramente eccezionale per noi, e tutti gli altri ragazzi sono stati medagliati in questa fase finale assoluta, quindi diciamo che sono molto contenta e speriamo che l'anno prossimo sia uguale a quest'anno. Ecco, senti, ma io vedo che ce ne hai molti, magari non ci sono nemmeno tutti qua oggi, ma qual è l'appeal della canoa? È uno sport che ti deve entrare nel cuore. Tanti provano, a tanti non piace, ma a chi piace resta. E resta anche dopo, non solo quando è giovane, ma poi addirittura da sposati mi portano i figli a far canoa. Perché io ho dei master che hanno i figli che fanno canoa con me. E andiamo a conoscere questi che sono gli atleti della canoa, della canottiera di Sanremo. Incominciamo con? Marco Cappello, 18 anni. Matteo Fucini, 15 anni. Amanda Embriaco, 18 anni. Nicolò Ratti, 15 anni. Cristian Ruggeri, 14 anni. Mattia Scravedi, 15 anni. Renza Parodi, 16 anni. Francesca Gramegna, 14 anni. Vincenzo Tropiano, 15 anni. Andrea Filippi, 12 anni. Massimiliano De Simone, 12 anni. Alessia Balestrieri, 12 anni. Francesca Sisia, 14 anni. Andrea Magrini, 18 anni. La prima difficoltà del 2012 uguale la prima gara. La prima gara, vabbè, ci sarà sempre la solita gara regionale sui 5.000 metri, gare di fondo, e il primo, diciamo, la prima tappa importante saranno i campionati italiani di maratona che ci saranno a San Giorgio di Nogaro, vicino a Udine, e che è a metà marzo. Quindi poi che stagione? Poi inizia la stagione, l'anno olimpico anche, quindi quest'anno sarà un bel anno sotto tutti gli aspetti. Siamo così nella terza parte. Ci sono stati alcuni ottimi risultati nell'ultimo turno per le nostre squadre di pallacanestro. Andiamo a scoprirli nel punto basket. Due grandi risultati in un panorama non sempre positivo sono arrivati nell'ultimo turno dei campionati giocati dalle squadre della nostra provincia. Il primo da sottolineare è quello ottenuto in Serie D dall'Olimpia Armataggia, che davanti ai suoi tifosi ha sconfitto 55-54, quindi di un solo punto, Cogoleto, terza forza del campionato. A questa partita si riferiscono le immagini che vedete, una vittoria che è la quarta in stagione per l'Olimpia, adesso appaiata in classifica all'Imperia, battuta in casa 69-59 dalla capolista Amatori Savona. Due punti arrivano anche per Ospedaletti e dalla trasferta a Varazze con la vittoria 71-58 sulla Juveniglia. Ospedaletti adesso diventa la migliore delle nostre, una supremazia che dovrà confermare domani sera alle 21 alla Isnart, proprio nell'atteso derby contro Imperia. L'Olimpia invece gioca domenica in casa del BK Albenga, seconda in classifica. Nel girone A di promozione il BVC Sanremo conferma i pronostici battendo in casa 69-49 Rivarolo e adesso, prima della pausa, si giocheranno due match di recupero questa domenica. Il BVC ancora Villa Citera alle 18 contro l'Ostico Cairo, Bordighera andrà a sfidare Pegli in un match di alta classifica. Il secondo risultato super arriva dall'Under 19 Elite, protagonista del L'Exploit, il quintetto del BVC Sanremo, che ha espugnato il parquet di Sestri 94-84 dopo l'extra time e ha inflitto la seconda sconfitta stagionale allo squadrone della B, che resta comunque al comando della classifica. Il prossimo 22 dicembre in programma un recupero Ospedaletti con il dopolavoro Spezia. E mancano solo recuperi per terminare la prima fase dell'Under 17 Elite, che ha visto la sconfitta del BVC in casa del dopolavoro. Proprio i sanremesi cercheranno di migliorare la loro posizione domenica in casa alle ore 15 contro il Tiguglio.
Nell'under 17 a gironi invece Bordighera, pur perdendo di misura 55-53 nella tana della capolista Cogoleto, resta in lotta per la conquista del terzo posto quando il campionato riprenderà a gennaio. Nell'under 15 Elite, altra bella soddisfazione per il BVC Sanremo che vince la sua seconda gara stagionale e lo fa in casa del Maremo, la squadra decisamente più avanti in classifica ma che perde 84-77 contro i Matuziani. Ospedaletti invece resta inchiodato a quota 0 dopo aver perso 98-77 a Vado. Da domani inizia il girone di ritorno con Ospedaletti Loano alle 18 e Tiguglio BVC a Santa Margherita Ligure. Imperia torna a sorridere nell'Under 14 Elite dopo la facile vittoria 81-47 sulla Cenerentola Pegli e cerca di confermare il suo terzo posto domenica nella trasferta di Busalla. Tra rinvii e cambiamenti di date infine, la squadra femminile dell'Ospedaletti gioca domani un recupero molto importante in casa dell'Antares Romito, squadra con la quale divide la seconda posizione in classifica nella Serie C regionale. Beh, sarà rimasto contento per questo risultato il nostro amico Raffaele Danubio, con sì, la sua Olimpia Armataggia, hanno fatto veramente un bel ottimo colpo. Risultato. Bene. Adesso la parola invece la lasciamo a Cesare Fagnani per il suo punto volley della settimana. Apriamo questa puntata parlando non di risultati e classifiche, ma di palestre. Infatti la palestra Cassini di Sanremo, dopo alcuni mesi di chiusura per lavori di restauro, è ritornata a disposizione di scuole e società sportive. E le puntuali immagini di Sport TV ci documentano uno dei primi allenamenti che si sono svolti in questa struttura rinnovata. Passiamo ora ai risultati dell'ultimo weekend. In B2 femminile la Maurina Volley, sconfitta per 3-0 dal Trecate Novara, resta all'ultimo posto con 3 punti. In C femminile il Carini Sanremo perde per 3-0 con Casarza Ligure e dopo 8 giornate è al decimo posto con 5 punti. In C maschile siamo alla sesta giornata, turno di riposo per le Grafiche Amadeo Sanremo, Cariparma Imperia sconfitto per 3-0 dal Sabazia Savona. Classifica quarto posto per le Grafiche con 9 punti, Cariparma ottavo con 5. In D femminile ottava giornata, Nuova Lega Pallavolo Sanremo supera per 3-0 Salis Ventimiglia, Maurina sconfitta per 3-0 dal Maremola. In classifica Nuova Lega Pallavolo in seconda con 15 punti, Ventimiglia sesta con 10, Maurina ottava con 5. In D maschile sesto turno, Lollipop Sanremo perde per 3-1 con Ceparana. Sesto posto in classifica con 7 punti. Campionati di categoria. Under 18 maschile, girone B, quinta giornata. Cariparma supera per 3-0 Thermowitter Sanremo. Golfo di Diana perde per 3-0 con Volley Team finale. Classifica Volley Team finale 13, Cariparma 11. Under 16 maschile, terza giornata. Vittoria per Golfo di Diana 3-0 su Volley Team finale, sconfitta per Cariparma Imperia 3-0 con Sabazia Savona. La classifica vede al comando il Golfo di Diana con 9 punti. Under 18 femminile, ottava giornata. Vittorie per Nuova Lega Pallavolo Rosa 3-2 su Nuova Lega Pallavolo Verde, Maurina 3-0 su Golfo di Diana, Centrovolley Bordighera 3-0 su Taliwell Sanremo e Olio Colto Taggia 3-0 su Anfossi Taggia. Classifica Maurina 24, Nuova Lega Pallavolo Rosa 19. Under 16 femminile, quinta giornata. Vittorie per Olio Colto Taggia 3-0 su Nuova Lega Pallavolo Mazzucchelli, Centrovolley Bordighera 3-0 su Maurina e Nuova Lega Pallavolo Rossa 3-0 su Golfo di Diana. In classifica Nuova Lega Pallavolo Rossa 15, Bordighera 14. Per l'Under 14 femminile è un risultato della seconda giornata. Il Golfo di Diana ha superato al tie-break la Maurina Volley. Sempre sull'immagine della ritornata palestra Cassini, questi gli appuntamenti del weekend. Domani per l'Under 14 femminile, Palaitis ore 16, San Camillo Ventimiglia. A Ormona alle 16, Pizzeria da Romano Nuova Lega contro Maurina. E alle 18, Nuova Lega Altavia, Golfo di Diana. In serata al Palaroia alle ore 21, derby per la D femminile, Salis Ventimiglia, Maurina Volley. Domenica per l'Under 18 maschile al Palacane Pale 11, Golfo di Diana Cariparma e a Cittera alle 11, Thermowitter Sanremo Volley Team finale.
Per l'Under 16 femminile a Ruffini alle 11, Maurina Nuova Lega Pallavolo Azzurra. Ormon alle 9, Nuova Lega Pallavolo Mazzucchelli Golfo di Diana. E alle 11 sfida al vertice tra Nuova Lega Pallavolo Rossa e Centrovolley Bordighera. Io ho concluso, vi aspetto venerdì per l'ultima puntata del 2011. Andiamo a chiudere questa terza parte, prima della parte finale, con un'intervista con Claudio Restelli. In redazione Claudio Restelli. Amico interista. Per parlarci del circuito di Ospedality e non solo. Non solo, perché hanno ottenuto un importante riconoscimento. Sì. Lui è assessore al turismo del comune di Ospedality, si dà molto da fare, ma si dà molto da fare anche come coordinatore degli interclub della regione. Della regione Liguria. Sentiamo che cosa ci ha detto Claudio. Grande soddisfazione, siete tornati da Bologna e la città di Ospedaletti è stata inserita in un importante circuito. Il circuito si chiama l'Associazione Nazionale Città dei Motori, dove partecipano i più grandi comuni italiani, dove appunto sono legati al discorso dei motori, come Maranello, come Arese per l'Alfa Romeo, come Mandello Allario per la Guzzi, quindi come Varano deve regali per il discorso del circuito. E Ospedaletti ha portato la propria volontà di essere inserita in questa associazione ed è stata votata unanimità dall'associazione. Tra cui c'era anche presente il sindaco di Bologna, che ha visto il filmato di Ospedaletti del circuito dal 49 a oggi e è rimasto impressionato. Ecco, che cosa avete portato? Cioè, per proporre la vostra candidatura, quali sono stati i passi che avete dovuto compiere? Allora, prima di tutto abbiamo fatto appunto la richiesta di inserimento, poi abbiamo presentato il nostro progetto, che è quello del circuito della revocazione storica, ed abbiamo fatto vedere i vari filmati da Istituto Luce, ancora nel 1949, quando ha vinto Fangio con le macchine, all'ultima edizione del 2010, e dando appunto appuntamento a tutti a quella edizione che sarà il 1 settembre del 2012. E poi portando i numeri che abbiamo fatto, con i 12.000 presenze, la presenza alberghiera in tutta nel territorio, non solo Ospedaletti ma anche nella provincia, e proprio siamo città dei motori, Ospedaletti lo è l'unico circuito cittadino rimasto invariato in Italia, quindi è stato ben accolto. E la passione per il calcio? Passione per il calcio a parte, passione per il calcio, ho anche un incarico regionale come coordinatore degli FC Internazionale, non è un anno felicissimo dal punto di vista dei risultati, anche però se avete fatto un pochino riprendere, però stiamo giocando veramente malissimo. Però avete fatto una bella festa contro il Genoa. Sì, una bella festa nel senso che siamo stati ospiti del centro coordinamento dei Genoa Club, abbiamo portato 110 bambini che il Genoa Club hanno dato appunto da mangiare un piatto caldo prima della partita e poi tutti in campo insieme ai bambini del Genoa hanno fatto un giro di campo e si sono scambiati le sciarpe con i ragazzi del giorno. È stato un bel momento, soprattutto visto momenti anche di tensione che ci sono stati tra il Genoa e le squadre di Milano, invece è stato un bel esempio di come dovrebbe essere vissuto il calcio. In chiusura, per il 2012, quali sono gli auguri di Claudio Restelli a tutti i tifosi dell'Inter? Ripetere quello che abbiamo fatto gli anni scorsi sarà difficile. Siamo in un momento di ricostruzione, di aver pazienza perché la squadra piano piano è ringiovanita, però far parte degli interclub va al di là del discorso sportivo, dei risultati. Ad esempio in questo momento stiamo raccogliendo, abbiamo già raccolto 6.000 euro per le vittime e per il comune di Borghetto Vara, con il quale abbiamo parlato col sindaco per la ricostruzione perché il paese è stato completamente spazzato via, e quindi tutti i club, tra cui anche tutta Italia sta collaborando, anche dalla Svizzera hanno mandato i soldi, stiamo cercando di raccogliere questi soldi per chi ha bisogno. Quindi l'Interclub, al di là dei risultati sportivi, è una grande famiglia dove si fa anche del sociale e si aiuta le persone in difficoltà. Per il 2012? Serenità. Allora, eccoci qua, siamo per la quarta parte. Sì, aspettiamo a vedere se Achille riesce ad arrivare. Prima l'abbiamo visto. Andare di corsa via, ora speriamo che arrivi. Se no il commento sui sorteggi li faremo. Lo facciamo io e te, va bene. Allora, vediamo, intanto abbiamo ancora quindi un servizio. Adesso siamo al momento del settore giovanile dell'Argentina Arma con i Pulcini del 2003. Vediamo il servizio. Come stanno andando questi bambini? Bene, sono molto bravi, si applicano. Fra l'altro sono bambini
Molto educati calcisticamente, per cui si applicano, non creano mai nessun problema, siamo molto contenti. Voi cosa insegnate qua? Più che altro insegniamo, diciamo, a giocare a calcio, insegniamo un pochettino di tecnica di base, gli insegniamo come devono stare in campo, come devono comportarsi verso gli altri, cercare di essere più sportivi possibile, anche perché hanno cominciato quest'anno a fare questo auto-arbitraggio che gli permette appunto di non essere cattivi verso l'avversario, per cui insomma siamo molto molto contenti, sia io che il mio amico Nico Cosentino, che praticamente li dividiamo in due squadre perché sono tanti questi bambini qua, facciamo A e B per modo di dire, tanto da dividere le due squadre, però sono praticamente sono tutti insieme. Ecco, non... E oltre a allenarli poi andate a fare le partite al sabato, alla domenica? La domenica, noi praticamente facciamo due allenamenti settimanali, il martedì e il sabato, e la domenica facciamo questa specie di mini campionato che poi è senza classifica, giustamente per far giocare i bambini e cominciare a capire cos'è la competizione, sempre logicamente sportivamente. Insomma, è una bella cosa. Ecco. Ecco, con gli altri bambini che affrontano, si vedono la diversità delle squadre o no? Ma guarda, tutte le squadre più o meno sono, c'è qualche squadra che ha un po' più bambini, un po' meno bambini, per cui è più facile avere un po' più di scelta quando ne hai tanti, però vedo che tutte le squadre sono più o meno stesso livello, diciamo. Chi ha il bambino un po' più portato, quello un po' meno portato, però a questa età qui sono cose abbastanza limitate, perché non puoi dire se uno è, però sono tutti che si applicano in maniera ottima, diciamo. Il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è che i bambini crescano, che alla fine dell'anno abbiano imparato un po' di tecnica e che sappiano più o meno comportarsi, che per noi la cosa importante di questi bambini qua è che sappiano comportarsi. Poi il calcio, sai benissimo anche tu che ogni anno possono cambiare, per cui... Comunque una sicurezza è che sia tu che Nico Cosentino siete due allenatori validi, perché è molti anni che siete sulla piazza. Diciamo sì, lui è ancora più di me, è più anni che fa settore giovanile, per cui ha tante cose che vedo anche io da lui, e insomma è una collaborazione reciproca. La cosa dei bambini, secondo me, è quello che hanno, la fortuna che hanno questi bambini qui, che hanno, diciamo, il campo loro, non è come altre società che giri, qui hanno una struttura che è importantissima, per cui vedi, veniamo qui, il campo è il nostro, facciamo quello che vogliamo, per cui la struttura penso che per questi bambini qui sia una base. Questo grazie al presidente Alessio Graglia. Grazie al presidente, grazie a tutti quelli che collaborano con lui, grazie alla struttura che c'era e che c'è, non è che... però certo lui sta facendo molto bene, anche perché ci agevola in tutto, per cui... siamo contenti. Bene, allora andiamo a conoscere uno per uno questi giocatori. Matteo Gullo, Milan. Alessandro Contardo, Juve. Roberto Lanteri, Milan. Giacomo Fiorillo, Milan. Emanuele Martucci, Napoli. Pietro Negro, Inter. Matteo Finamore, Milan. Alessandro Bottino, Milan. Alessandro Rossi, Juve. Michael Lologio, Milan. Lamin Gibba, Inter. Stefano Dolmetta, Juve. Francesco Di Capo, Juve. Mattia Agnese, Inter. Elio Orsetti, Milan. Andrea Donato, Milan. Cristian Ranchelli, Milan. Davide Dumarte, Milan. Oh, ah, c'erano un po' di milanisti, un po' di juventini anche. Però sì, però tanti milanisti in questa, sì, pochi interisti in questa giornata. Vabbè, Achille non è arrivato. Non è arrivato. Ha fatto il meteo per il TG, e pazienza. Speriamo che prossimo venerdì, il prossimo venerdì sarà il venerdì degli auguri, quindi non può auguri, mancare. Ci sarà sicuro, dai. Allora, commentiamo noi questi sorteggi di Champions, di questa che tanto tutto il pomeriggio che fanno altro che commenti. Anche il nostro commento sarà un commento importante. Allora, tu che sei abbastanza uno scommettitore che ci azzecca spesso. Lione Apoel. Apoel. Passa l'Apoel? Sì. Ok. Napoli-Chelsea. Questa è incerta, però il Napoli in casa si fa rispettare. Potrebbe essere la sorpresa al Napoli. Tu punti sul Napoli, cioè giocheresti un euro sul Napoli? Sì. Milan-Arsenal. Milan. Non ce n'è per nessuno. Così come Basilea-Bayern, credo che passi il Bayern. Sì. Poi non andiamo oltre, limitiamoci agli ottavi di finale. Leverkusen-Barcellona. Vabbè. Barcellona. CSKA-Real Madrid. Real Madrid. L'ultima non te la chiedo nemmeno. Zenit-Benfica.
Il Benfica potrebbe passare, perché la Z in Russia adesso c'è la sosta, fermano, poi per fino a febbraio, capisci? E allora, secondo me, potrebbe passare benissimo il Benfica. Lo Zenit è del nostro allenatore, sì, però Spalletti. Spalletti, vabbè. Comunque... E ci gioca anche Criscito, no? Lì. Allora, andiamo a Zenit, dai. Non lo so, te, il Benfica... Io giocherei sul Benfica. Tu giocheresti sul Benfica. E poi Marsiglia-Inter, Marsiglia naturalmente, per, certo. per Scaramanzia. Non è il Marsiglia di Drogba, che ci avete già giocato qualche un po' di anni fa, c'è stata una bella... Noi andiamo in Francia, così la trasferta è vicina, non dobbiamo andare né in Russia, né... È comunque un bel sorteggio. Un bel sorteggio, va. Allora, secondo il tuo pronostico, tutte e tre le italiane nei quarti, magari. Secondo me sì. Magari, va bene. Secondo dai, me vedremo. Sì, perché il Milan... Forte, su. Vabbè. Con l'Arsenal. Vedremo, sono delle belle partite. E il Napoli, l'unica che mi... Il Napoli ha già eliminato il Manchester City, che è primo in classifica. Sì, sì, bisogna vedere, sai, adesso, caro, ci sono due mesi. Sì, perché sì, si gioca il 14 febbraio, no? Infatti, cioè, sono due mesi di tempo, possono cambiare tante cose. Il 15 vedi, febbraio e il 16. Il Barcellona ha perso, tra l'altro, David Villa, che è veramente... Cioè, vanno a fare queste partite intercontinentali, dove voi l'anno scorso avete vinto contro gli africani in finale. Sì, pensa a te. C'è da dire che adesso... Sono partite che contano veramente poco, e David Villa ci ha lasciato la gamba. Il Napoli e il Milan giocano la prima in casa, capisci? Sì, Napoli e il Milan giocano la prima poi, in casa. Vabbè, tanto... Invece l'Inter gioca la prima fuori e poi in casa, essendo arrivata prima del girone. Non è sempre un vantaggio giocare la prima fuori casa, non è detto. Perché magari perdi e dici, vabbè, va bene anche perdere 2-1, perché ho fatto gol in trasferta. Poi in casa devi vincere. Ho capito, però in casa delle volte... L'Inter di una volta andava a perdere a Liverpool e poi in casa batteva 3-1 e si qualificava. Sono un po' cambiate le cose. Comunque... Chiudiamo qua. Purtroppo Achille Penellatore ci sarà il prossimo venerdì. Noi ci dobbiamo accontentare di aspettare Juve Novara. Va bene, speriamo di vincere quella partita noi lì. Noi andiamo a Cesena, quindi siamo tranquilli. Juve Novara e poi la partita più importante prima della fine, prima di Natale. Abbiamo... Che si gioca la prima giornata. Bravo. Voi Udinese e Juve. Udinese e noi invece abbiamo il Lecce in casa. Va bene. Certo. Comunque tutte sono... partite da giocarsi. Poi ci riposiamo un po' anche noi. Va bene. Sì, va bene. Ciao Paolo. Ciao, grazie. Ciao Paolo. Ciao a tutti gli amici sportivi. Ciao a tutti. Alla prossima settimana. Ci vediamo il 23 di dicembre. L'antivigilia di Natale. Ciao sportivi. Vi faremo gli auguri a tutti. A tutti. Panettone spumante. Ciao. Ciao.